Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui con questo nuovo test map dopo penso moltissimo tempo che non ne veniva fatto uno. Dunque, siamo ormai, sicuramente l'avete anche già riconosciuta, siamo sulla mappa Italia ambientata appunto in Emilia, mappa fatta da Edomod in cooperazione insieme a molti altri. Dunque, a primo impatto, allora premetto, allora a fine video vedrete dove andarla a scaricare, chi, come, cosa, dove, quando. E premetto che questa è la versione chiamiamola base, quindi con le texture non in HD. Voi sapete che se volete le texture in HD dovete fare almeno una piccola donazione. E per quanto riguarda in sé la mappa, primo impatto, così giusto proprio il solo il girarsi attorno in questa piccola farm dove avete appunto la vostra casettina, vi ha messo una trebbia, un trattore e due cose, devo dire che è comunque una mappa curata anche nel dettaglio e ricca appunto di cose posizionate. Basti guardare alberini, alberelli e decori di contorno che rendono appunto, riempiono poi il territorio stesso. E devo dire sicuramente c'è stato molto lavoro dietro, perché ci sono pochissime cose originali in sé di farming. Basti guardare appunto gli edifici che ci sono, che hanno appunto cercato di rendere costruire, creare, modellare edifici più simili possibili a quelli che sono poi la realtà dell'Emilia. E poi eventualmente potremo chiedere conferma al nostro Monster 500, dato che è di zona o comunque giù di lì. E beh, che dire, io inizierei a dare uno sguardo al PDA e poi iniziamo a fare il tour turistico della mappa. Ho piazzato un po' di trattori e di mezzi nei punti più importanti, nei punti strategici della mappa, e così appunto da andare a passare un po' quelli che sono tutti i punti che andremo poi ad agire, ad interferire con la mappa. Dunque, guardiamo un attimo qui il PDA. Allora, avete una piccola descrizione sul lato destro, sono stati posizionati, come vedete qui, delle lettere per identificare un po' le zone, per darvi anche un aiuto su questo. Come vedete, una mappa molto grande e molti terreni, molte cascine che chiamano cascine, potrete chiamarle molte farm, molte zone dove sono concentrati appunto anche gli animali, e quindi è anche bene perché non li avete dispersi qua e là. Sì, c'è qualche punto dove magari avete solo le pecore, solo i cavalli, ma comunque sono abbastanza concentrate, ne avete tre mi sembra, tre o quattro, forse cinque, e sicuramente una mappa che se giocate da soli, sì, all'inizio può essere bella, ma poi diventa una cosa veramente impossibile, perché anche in sé i terreni, proprio le cascine, come vedete magari io adesso ho comprato quelli più importanti per riuscire a interagire con la mappa, perché comparissero i simboli ed acquistare un po' di animali, un po' di cose per concentrarci bene su quello che c'era da fare. E veramente hanno costi elevati, parliamo 2 milioni e mezzo, quindi capite che se siete da soli dovete trabbiarne di roba per arrivare poi a guadagnare 2 milioni e mezzo. Allora, bisogna vedere anche i prezzi di vendita, che sinceramente non ho ancora
che non ho ancora visto, però potremmo guardarli adesso. Dove sono? Qua. Prezzi di vendita che però mi sa, adesso sono in facile, giusto per, però non sono così stellari, perciò capite che dovete lavorare per guadagnarvi le cascine e le cose che servono. Dunque, non perdiamoci troppo in chiacchiere, partiamo dallo store che è qui in basso, nel concessionario. Concessionario e una zona appunto dove potete andare a fare manutenzione, service. Abbiamo qualche trattore in esposizione, ovviamente marchi, cosa abbiamo? Landini, New Holland, Trebbiano New Holland riposta fuori, perciò comunque restiamo sempre in tema Italia. Non ci hanno messo John Deere, non hanno messo Kubota, quindi l'idea dell'Italia resta è quella. E poi vabbè, giustamente le palme danno sempre il loro decoro un po' così esotico, dato anche il clima. Comunque insomma, dai, adesso proseguiamo e facciamo un tour. Guardando un attimo il PDA, andiamo avanti col salvataggio. Store in basso, avete appunto tre strade da intraprendere che poi vi portano a sinistra, poi sulla parte centrale, sulla parte destra della mappa, e arrivare appunto un po' sui vari punti. Adesso noi faremo un giro da sinistra verso l'alto e poi torniamo giù e poi alla fine la parte centrale. Comunque insomma, adesso manterremo sempre il PDA aperto per dare un'occhiata. Quindi store qui e adesso partiamo con i mezzi più interessanti. Siamo qui al campo, vicino al campo 46. Si arriva da qui dalla strada, zona di vigneti, veramente veramente tanti tanti vigneti, grandi vastità di vigneti. E qui avete una bella zona, arrivate qui su uno spiazzo, ci sono due cancelli. E preso ovviamente un marchio italiano, Zetor, e avete questo bel viale alberato, proprio come una volta queste ville, queste case, questi casoni veramente top. Anche qui, come vedete, questa zona rialzata, queste mura rialzate. Entra e avete bei porticoni grandi, proprio l'hanno fatta proprio in stile, veramente stile italiano, uno strano. Finalmente diciamo che una mappa che va a rispecchiare un po' la realtà. E vabbè, qui poi avete punti di scarico, di vendita in base poi cosa c'è da fare in zona. E sicuramente con tutti questi filari di se ho detto olive prima, scusatemi, di uva attorno. Ovviamente le ultime puntate della serie con le olive di Oreste, che hanno creato non ben pochi problemi, e quindi mi era rimasta un po' così l'oliva sulla punta della lingua. E quindi stiamo parlando di uva, vigneti. E niente, qui avete appunto la vostra casa. Poi comunque col PDA vi aiuta molto, perché con tutte le icone che basta cliccarci sopra e vi dice, quindi ovviamente Cantina Italia, con tutta quest'uva e tutto questo vino attorno. Avete il frantoio, avete la cantina quindi come deposito, e avete un deposito di silo, perché comunque campi attorno ne avete, ed è giusto appunto che ci sia anche qui il silos. Come vedete, anche lo stile, non ci sono di certo case simili in mappe in giro, quindi è proprio sempre studiata ad hoc per il territorio.
molto bella, molto ben curata, e anche nei dettagli i colori dei muri rispecchiano tutti queste case vecchie, queste modifiche, no? Quindi prendere magari vecchie cascine, vecchie case, stalle, trasformarle appunto così poi in cantine dove stuccare l'uva, il vino, il mosto e tutto quello che ci va dietro. Proprio alla fine è quello, quello è quello. Proseguiamo, che c'è molto da vedere, perché la mappa è veramente veramente grande. Passiamo appena più sopra al punto F, diciamo, quindi questa è proprio una cascina. Avete questa entrata così un po' in salita e qui sono raggruppate quelle due o tre stalle, e quindi inizia poi proprio una vera zona di gestione. Lì sicuramente a scaricare l'acqua per le bestie. Qui avete la stalla dei maiali, non so perché ci sia sempre il simbolo in alto, o per identificarlo o hanno avuto qualche problemino. Ah, su questo apro una parentesi, questa è la prima versione della mappa, hanno rilasciato già altre due nuove versioni da andare a scaricare l'aggiornamento alla mappa, quindi riscaricare la mappa, e perciò può essere che qualche errore che adesso state vedendo sia già stato risolto e ripristinato. Una cosa che ho potuto constatare è che se utilizzate l'aiutante e gli dite magari di andare in un determinato posto, almeno a me è crashata proprio, è crashato il gioco, è crashata la mappa. Però non so se può essere che abbiano già risolto, è da testare. C'è ovviamente, ragazzi, è stata rilasciata l'altro giorno, quindi hanno bisogno anche loro un attimo di gestirsi le varie segnalazioni e capire un attimino quali possono essere i problemi, conflitti con mod, e insomma, perché dopo farming ci mette anche del suo, oltre che poi a creare problemi vari. Allora, qui vedete appunto il porcile, che alla fin fine sono un po' abbastanza simili, con queste casettine così un po' tondi in lamiera, e quindi come lo vedete qui lo vedrete molto simile anche ad altre parti. Avete una zona lì dove riparare i mezzi, un po' di tettoie, qui avete un po' di l'ovile, quindi un po' di pecore, e basta. Qui vacche al momento non ce ne sono, quindi intanto questa è una piccola cascina per partire, comoda, vicino allo store, e avete due o tre silos, due o tre tubi rossi che vedrete spesso in giro. Insomma, uno ha fatto due tubi rossi e hanno detto adesso tubi rossi dappertutto. E via, proseguiamo e andiamo avanti. Ci spostiamo qui vicino al 36, iniziamo ad andare sulla strada, quindi verso nord. Avete un punto di vendita del treno, e come vedete ogni tanto anche sulle buche dei liquami vedrete il logo Edomod, e secondo me ha fatto bene a metterlo, perché così evita che magari qualcuno vada a rubargli l'edificio, vada a rubargli la buca, dopo dice che l'ha fatto. Invece così ci ha ben messo il marchio, e da lì il marchio italiano non si toglie. E qui in strada ovviamente qualche segnalazione, qualche cantiere di zona, intanto prendiamo l'occasione per dare un'occhiata a qualche campo. Vedete un po' di tettoie con pannelli solari, sì, andiamo a fare un giro, però così intanto vedete anche quello che è l'ambiente circostante. Ecco qua, un campo di pannelli solari, utile, un'energia green. Aspetta che proseguiamo, perché dobbiamo fare molte cose. Sguardo veloce, campo 83, anche qui abbiamo un'altra cascina, il punto nuovo. Vedete queste case vecchie che devono averci impiegato non poco tempo per ricreare
poi i muri, vedete i muri, i coppi, l'Eternit qua sul garage, molto, molto cemento amianto, chiamato come volete, molto, molto realistico. Qui vabbè, avete qualche punto per buttare giù i trattori, entrate, qua sembra ancora non esserci granché, appunto per andare a dormire, due o tre cosette, due pilastri con un po' di oro ripiegato sopra, ed ecco che vi trovate a destra un porcile e qua poi il recinto per le vacche. Questa qui ecco che iniziate già da un po' ad ampliarvi. E qua avete sempre i punti un po' di scarico così in alto. Qui avete una stalla, vabbè, è mungitura, c'è anche una vacca là, guarda. Si sta grattando il boffice sullo spazzolone. Sta le vacche, sta i maiali, e però le pecore qui non sono ancora collocate, quindi questo è il secondo step. Quindi non può scegliere la prima, e se questo qua tra vacche e maiali già avete un bel po' di lavoro, e comunque avete la possibilità di andarvi a prendere le pecore così in solitaria anche lungo strada, che c'è un punto. Aspetta che saliamo sul trattore così manteniamo l'ordine prestabilito. Ordine prestabilito, ci avviciniamo verso il punto A. Qui abbiamo la latteria, come avete visto prima. Iniziamo ad avere le vacche e il latte va venduto poi da qualche parte. Un'altra cosa che adesso guardo, la ferrovia, c'è il treno, mi sembra che ci sia qualche problema con il multiplayer, questa mappa versione multiplayer, e quindi se non c'è, che non lo vedete, staranno sicuramente risolvendo. Quindi insomma andate a vendere il latte e poi ci spostiamo un po' più avanti, abbiamo altri punti, non mi ricordo se ho piazzato in qualche mezzo o meno. Queste strade strette così, un po' su un po' giù, sempre molto molto bello. Questo è, allora, dovrebbe essere tipo un mercante di bestiame, un po' così con il treno alla fine, oppure dove andate a vendere poi il bestiame. Dovrebbe essere sempre scarico sul treno, comunque, o vendita di qualche altro vario prodotto, mi sembra ci siano barbabietole, patate, alla fine sì, barbabietole, qui avete patate e qui ancora patate, due cose di patate. E anche questo è alla fine una fabbrica, il mulino, ecco qua, mulino per grano, quindi caricate frumento, avete farina, orzo farina, avena farina, sorgo, cioè molto molto da gestire, scaricate e poi lo gestite. Adesso questa è una scarrellata veloce di cui me a grandi linee la mappa, poi bisogna iniziare a giocarci per capire bene dove va messa una cosa, dove va messa un'altra. Qui siamo su un punto un po' più in alto, prima eravamo sulla zona A e adesso ci spostiamo sulla zona P, zona un po' boschiva, dobbiamo aver tutto il bosco dalla legna da tagliare. Qui abbiamo una bella cosa, abbiamo una cibatrice fissa con tanto di carponte, quindi potete venire qui, portare qui i tronchi e qua poi avete tutto il nastro e la cipatrice che funziona, quindi basta praticamente salire qua sulla cabina, dovrebbe essere tipo cabina di comando, e qui poi mettete in moto la cipatrice. E se no chiedete di muovere il carponte, perché non l'ho provato tanto al volo, quindi bisognerebbe forse montare da un'altra parte, perché questa è solo la cipatrice. Comunque insomma qualcosina funziona, poi avremo sicuramente modo di vederlo e stravederlo eventualmente facendo anche altri video tutorial, se richiedete necessario, diciamo di farli senza problemi.
anche qui tutte queste strutture, tutte queste cose alla fin fine non giro, mi sembra che non ci trovi niente, quindi sembra proprio tutto fatto ad hoc su misura, e anche i dettagli, il capanno nuovo, il deposito poi per la legna e la casetta per la betoniera, insomma, dettagli ne sono stati messi, sembra essere, quello che dico, anche ben curata. Il bosco forse mi sembra un po' diradato, forse la siccità è il periodo, forse anche l'evitare lag eccessivi o da appesantire eccessivamente anche la mappa, perché alla fine l'area, l'estensione è notevole e metterli troppo fissi non andrebbe neanche bene e ci andrebbe anche male a gestire il tutto. Eccoci qua dalle nostre pecore un po' solitarie che sono buttate un po' così a random. Siamo sulla zona vicino a zona L e niente, qui avete un po' di recinto per le pecore, avete qualche punto dove andare a scaricare, dove era, non mi ricordo più, vabbè, c'è la zona comunque per buttare giù il fieno, quello che è necessario. Proseguendo per questa stradina, passando per qualche cunicolo, avete anche qualche punto di vendita qui proprio sopra, eccolo qua, che in teoria va a scaricarsi poi sul treno, che oltretutto ringraziamoli che gli hanno messo anche il simbolo, quindi non potete sbagliare. Cambiando aria nuovamente, qui andiamo un po' più sul blu del momento. Siamo sulla zona centrale, sull'H, una delle due cascine, penso due o tre cascine più grandi, e qui veramente, questa è veramente veramente grande, avete tutte le vasche per le tamme, i liquami dei vari animali, avete pollai, avete, dove sono? Qua più avanti le vacche, tutta la loro stalla con tutte le loro funzioni. Qui poi le avete anche su più, anche per strada, signora si sposti che devo passare, e con i grigliati per evitare che vadano in giro. Insieme avete anche i maiali che poi passano sotto strada e quindi vanno da una parte all'altra, praticamente vanno alla zona aperta, che come vi ho detto è sempre un po' simile, con queste cupolette un po' di metallo, e anche sulla zona chiusa. Allora, per comprare i maiali ho girato un attimino prima di... è qua, questo è il punto di acquisto per il porcile, e lo cercavo, non riuscivo a trovarlo, poi alla fine il porcile è qui sotto, quindi poi è la zona dove andate anche a caricare il necessario. E ovviamente poi giocando inizia a comparirvi a destra e a sinistra il letame, il concime, questo e quello, quindi capite anche bene. Punto di acquisto per le galline, tutto il loro pollaio così anche un po' in pendenza, zona di carico del cibo per le galline. C'era anche qualcos'altro, aspetta che faccio memoria, sì, c'è un posto per due cavalli, eccoli qua, e piscina, non so se sia per gli animali o per l'essere umano in sé, ma comunque c'è una piscina. E belle comunque, ragazzi, come vedete qui il vigneto, i cancelli in modo villa, ma alla fine ci hanno lavorato per arrivare a questo, perché creare, cioè, tenete conto che poi uno parte a fare una mappa, parte da un riquadro verde piatto e vedete cosa è stato fatto. Non è, provato anch'io a fare qualche mappa tempi del 2019 o 2017, vedesi Silato Map, che comunque erano mappe praticamente piatte, e per buttare giù due strade si presta a perdere qualche pomeriggio,
non oso pensare a questo il tempo che ci sia voluto per sviluppare il tutto. Ripartiamo con il nostro tour. Qui vedete, prelievo il latte, vedete, c'è di tutto e di più, dopo bisogna giocarci. Beh, questo è lo store, avevo preso due Kubota da dove c'è, ma non mi piacevano. Questi era la zona di prima con il trattore che c'era e la trebbia. E la trebbia che c'era. Qui cosa devo farvi vedere? Niente, perché comunque avevamo già visto, non c'erano grandi grandi cose. Metti il trattore. E qui ci avviciniamo verso anche la seconda cascina, un po' più compatta, meno da soldi, diciamo, ma vederla così. L'altra era proprio con la piscina e tutto quanto, sembrava proprio di gente che aveva ettari. Questa è un po' più sminuta, un po' più easy, ma difatti due pilastrini un po' malmessi, qualche pietra che si toglie, mentre l'altra aveva decori sopra. E anche vedi a casa un po' il colore che si toglie, un po' più vecchiotta, ecco, un po' più semplice, però comunque sempre ben ricca e completa, perché alla fine avete galline, avete pecore, avete le vacche, quindi mancherebbe, non so se i maiali forse mancano. Come vedete sì, un po' più easy, così galline muoiono dappertutto, in mezzo al piassai schi dappertutto e avete le pecore di là ricintate. Ma di qua c'era l'altra stalla, eccola qua. Vabbè, la gestione, carico acqua, scarico gli squami. Ah no, questo era il porcile, manca le vacche, diciamo, avere le vacche, capite che è più dispendioso, più, insomma, bisogna essere più signori, ma se non le avevate prima, le avevate di qua. Alla fine era quello. Ah, questa è la gestione del pollaio. Qua i cancelli e su in stradina. Anche qui vedete tutti i barchi, questi edifici ben curati, e non ce ne sono neanche di tanto uguali l'uno all'altro. Sì, forse lo stile magari di qui dei legneti incrociati, ma quel lavoro, il lavoro dietro c'è sicuramente. Adesso molto probabilmente sto saltando qualcosa, anche più di qualcosa, però insomma dai, come test map capite che voi è sempre uno sguardo più o meno veloce a quella che è poi la mappa. Proseguendo, non è vera e propria cascina, avete un punto dove c'è una vostra farm intesa come appartamento, e mi sembra due punti di vendita, quindi qui è un po', non c'è molto, sembra più un borgo di città, un borgo di montagna quasi, tutta salita. Ecco qua, avete qua qualche punto di vendita, adesso così a memoria purtroppo non mi ricordo. E avanti che salva, tu salva che siamo a posto. Siamo sulla zona qua più in alto, e alla fine sì, c'è una locanda, l'appartamento di un capanno nuovo e un pastificio. Quindi sicuramente qui avete da scaricare qualcosa. Adesso qui andiamo su Clou, bell'impianto del biogas, impianto del biogas che è collocato qui sotto. Eccolo qua, proprio vicino allo store. E vicino a lui ci sono dei bei campi, comunque vale anche il 20. È anche un campo abbastanza importante, e un bel impianto biogas. Qui abbiamo due bei vasconi, anzi più di due vasconi quadri, un altro completo, e telecupole, tutto quello che ci va dietro. E qui un bel biogas fatto su più piani. Vedete le buche per i liquami, per il digestato.
zona di carico, come vedete. E anche quest'altra zona di carico, posta in modo che anche se avete qualche rimorchio, si va un po' in retro, si butta dentro e ciao, mentre dall'altra parte siete costretti, tra virgolette costretti, a caricarla con benne, comunque caricatori, con latorio alla fine. E qui anche un punto di scarico per quanto riguarda anche il treno, perché se c'è la ferrovia sicuramente potete scaricare col treno. Qui siamo alla vecchia scuderia, quindi capite anche voi che si qua punto per i cavalli, quindi qui state, e poi qua tutto un bel recinto. Quindi dall'altra parte avevate due cavalli dentro in cascina del proprietario, giusto per andare su e giù per i vigneti, e mentre qui avete proprio un vero allenamento, proprio allevamento, scusate, per i cavalli. Manca ancora qui un punto per la segheria, vera e propria segheria. Prima avevamo visto una cippatrice così al volo in zona boschiva, questa vera e propria vera e propria segheria, zona di scarico, almeno uno capisce che qua deve scaricare il cippato. Qui sicuramente vendita o comunque scarico, gestione col treno. Perché? Perché dall'altra parte magari fate il cipato direttamente vicino al bosco senza dover venire fin qui o comunque portargli cipatrici, scaricate qui e quindi potete venderlo, stoccarlo, insomma fare quello che c'è da fare. Si è dato scarico per i tronchi qua, non si è proprio gestito così a occhio e croce, sembra proprio lateralmente giù tutti i tronchi. Più o meno dovremmo aver finito, sicuramente se mi sto dimenticando qualcosa 100%, e soprattutto vicino alle cascine sicuramente ho aver saltato qualche vasca per l'insilato, e adesso che ci penso che magari è dislocata magari nei contorni o al di là della strada. Qui vabbè, giusto per farvi vedere anche il distributore, come Agip di solito è scritta, vabbè. Agip con l'etichetta sacra, proprio nostrana così, guarda, ombrellin che finché fai 500 euro di pieno al trattore ti bevi un spizzetto e poi parti per proseguire con le lavorazioni. Che dire, ancora salvataggio, che aumenta il tempo. E in sé dovremmo aver abbastanza passato quelli che sono un po' tutti i punti. Ripeto, sicuramente ho saltato magari qualcosa, e adesso per esempio non posso neanche andarlo a visitare, e comunque è un punto di Fontana San Marzano, punto di scarico, punto di vendita. Poi molti punti di vendita sono quelli, altri avete le catene di produzione, guarda, anche latteria e mulino per grano, soprattutto sono quelli, poi vi fanno la farina. E niente, insomma ragazzi, questa è la mappa, e può darsi rifacciano anche altri aggiornamenti, quindi sono da tenerla sott'occhio. Per scaricarla adesso andiamo a vedere direttamente il sito, il link, e così, perché non è scaricabile dal sito ufficiale di Farming, hanno proprio il loro sito, mettete la mail, poi vi inviano anche tipo un codice anche di attivazione, comunque come se vi registrasse, diciamo, e anche per capire quanti la scaricano, quanti download ci sono, e sicuramente anche per monitorare la questione di eventuali problematiche di ripostare la mappa in altri siti con altri link non originali. Quindi non fatelo, e alla fine
abbiate anche un po' di rispetto per chi si impegna, per quei pochi che sono rimasti, che si impegnano per alla fine farci giocare su mappe belle, diverse, uniche. Basta vedete sta staccionata qua, vedete come rispecchia un po' in realtà un legno rotto, uno buttato qua, gatto scavessato là. Basta poco a volte per fare la differenza sulle mappe, perché ce ne sono tanti in giro. Sì, Marco, fai la serie di qua, fai la serie di là, però magari mappe così non escono tutti i giorni. Quella volta che escono, almeno abbiate un minimo di rispetto per chi fa le cose. E criticare, se c'è da criticare, va sempre fatto in modo costruttivo e come consiglio. Dopo ognuno è libero di fare quel che vuole. Detto questo, posso dare pure i miei complimenti, mappe ne ho provate tante e ne ho viste di tutti i colori. Devo dire che questa sembra essere ben fatta, ben curata. Bisognerà vedere nel gioco. Alla fine sì, è grande, ma distese soprattutto zone Emilia, pianura piena ce ne sono, quindi alla fine rispecchia anche lì un po' le realtà. Avete l'imbarazzo della scelta per le varie farm, le varie cascine, quella più grande, quella più piccola, quella da Piscay, quella da Mancoscay. Basta giocare sicuramente in multiplayer per non annoiarsi. Detto questo, un veloce, velocissimo video, dopo questo appunto per video, a continuazione per vedere dove scaricarla e poi vi lascio con il game. Dunque, per scaricare la mappa, Google scrivete Edomod Italia Map, primo link che vi esce. Andate su, per esempio, se volete giocare in multiplayer o in single player con diciamo low quality texture, e vabbè, qui se volete leggere, comunque 3 anni di sviluppo per fare questa mappa qua. Qui fate single donazione o download gratis. Qui avete qualche inizio di qualche foto di quella della mappa. E qui di solito, allora, se volete donare, tutto donate, se no mettete 0 e dopo fate acquista di nuovo. Sostanzialmente vi reindirizza a mettere il link. Cliccate su ricevi e poi appunto vi gira adesso a me la girate su Mediafire e lì fate free download, insomma la scaricate, niente di più complesso. Attenzione, per la mappa servono scaricare queste mod che poi dovreste trovarle comunque sul sito web ufficiale, quindi basterà cliccare sopra. Appunto, per esempio, vediamo Fiat X70 Series, vi carica la pagina ufficiale del sito di farming e potete scaricarlo. Detto questo, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, tenetevi pronti per i prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!